Direttore, una salvezza sofferta, lei è arrivato a dicembre con la nuova società, avete dovuto ristrutturare una rosa col contenimento del budget e l'obiettivo è stato centrato. Sicuramente sì, il budget era quello che era, ma soprattutto non tanto per il budget ma per quanti tempi ristretti e una squadra da rifondare, quindi sappiamo che la nuova proprietà abbia trovato delle situazioni molto difficili e ci siamo dovuti attenere un po' di queste cose, però io vorrei dire una cosa importante, adesso si può dire perché noi abbiamo fatto, questa è la 14ª vittoria come le squadre che stanno facendo i playoff, quindi la salvezza l'abbiamo già raggiunta domenica, io non parlerei di miracolo bensì di capolavoro, abbiamo passato dei momenti difficilissimi, questi ragazzi sono stati encomiabili sotto ogni punto di vista. Abbiamo avuto delle carenze, questo era normalissimo, però siamo riusciti sempre con la grinta, con la determinazione, col lavoro del mister che da quando è arrivato, io vorrei ringraziare il mister di prima, Federico Giampaolo, perché ha lavorato bene su quelli che noi avevamo, poi c'è stato il cambio e con la Vitto ha contribuito a portare a termine, io ripeto, capolavoro e non miracolo. I ragazzi sono stati clamorosi, veramente fino alla fine ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. E la cosa che ho apprezzo di più e che veramente io la vorrei dedicare al di là della mia famiglia, alla famiglia di Alessandro. Direttore, lei insomma resterà, si incontrerà col presidente, il suo futuro è ancora qui ad Avezzano? Beh, questo poi col presidente parleremo, oggi è un momento dove la gioia prende il sopravvento su tutto, no? Quindi vediamo cosa dobbiamo fare, è stata un'annata difficilissima tra mille situazioni negative, però la cosa bella è che siamo andati sempre avanti anche nei momenti più difficili dove sembrava che la squadra fosse sfinita, non siamo riusciti a venire fuori, questo ripeto grazie a un grandissimo gruppo, grazie alla società e grazie al mister e a tutti quanti.